abbiamo iniziato la fase dei pesci. E c'è un'asta di Superlega. Oh, buongiornissimo, io questa base non l'ho mai vista. Stazione di droni, posso avere i dronini? Vediamo un po' se è al centro del bioma, c'è qualcosa. Ma che bello sto posto. Il telone disse mi sia craftato l'estrattore di minerali G3. Farfalline mie, rifugiatevi da qualche parte. Un maronne, la fine del mondo de novo. È il primo che spawna in questa run. Guarda quanti, guarda quanti, aspetta. Oh, guarda che bella la zona esterna con tutte le farfalline che volano. Però sì, il radiatore G5 è giusto un ciccino grande. Salve a tutti, io sono DronGamer e bentornati su Planet Crafter di Humble DLC. Allora, io mi stavo facendo un giro turistico della zona, ora che l'aria è completamente respirabile al 100% e non mi devo più preoccupare dell'ossigeno. Oh, nuovo progetto ricevuto, estrattore di minerali G3, iniziamo l'episodio alla grande. Dicevo, stavo esplorando la zona per vedere se ste cocche di pietruzze fossero effettivamente accessibili. Lo sappiamo tutti che all'interno ci sono i vari cristalli Quasar, Blazar, Pulsar e tutte cose. E purtroppo ancora nessuna novità. Dannazione gioco, fammi recuperare a sto punto un po' di motori. La Superlega no. Ora che abbiamo l'estrattore di minerali G3, vuol dire che possiamo scegliere noi quale risorsa recuperare in una specifica zona. Se trovo l'area della Superlega, e credo di avere una mezza idea, recupereremo solo quella specifica risorsa. Aspetta un attimo, questo rampicante non c'era nelle scorse puntate. Oh, buongiorno. Siamo saliti in una zona furbina con un altro di sti cosi che ancora non si può aprire. Ma vabbè, dettagli. Allora abbiamo, oh, fusibile moltiplicatore di piante. Grazie, molto gentile. No, i microchip ormai, guardi, non ci servono più. Aste di iridio, basta. No, davvero, non ne sopporto più. Però il fertilizzante G2 lo porto a casa volentieri. Un paio di aste di uranio. Oh, il seme dell'albero di Lilia, 1200% di ossigeno. Vai, caro, dimmi che sei una larva comune. Larva comune, dai. Madonna, sono spawnate tutte adesso che sono arrivato io. A quanto pare. Guarda, sono tipo dovunque. Ma che è tutte ste larve? Ma mi prendete per il chiurlo? Ok, questo è un buon punto di spawn. Anzi, ora che abbiamo completato la fase dell'ossigeno, a quale cazzarola di fase siamo arrivati, no? Perché la domanda sorge spontanea. Ma è respawnato l'osmio? Mi sa che davvero è respawnato l'osmio. Vabbè, lasciamolo stare lì per adesso. Io mi concentro sulla Superlega, che è un componente indispensabile ormai per qualunque progetto. Però sì, mi sa che alcune risorse sono furbescamente respawnate. E porca la miseria, avete ragione, non mi ero accorto che dietro sti cocchio di robot, anzi avevo lasciato addirittura il microchip con progetto, ma ormai non ci serve più, ci fossero le casse di stoccaggio. Senti, vai di motore, polvere esplosiva. Albero Malissea quanto? 800%. E senti, prendimi anche un po' di osmio. Madonna, con quanti esplosivi e che stracocchio. È fino un peccato lasciare qua tutte queste risorse. Ah, dovevamo utilizzare gli esplosivi sui geodi, quelli argentati. Aspetta che ci faccio un... No, non io. Prima torni indietro, depositi le risorse e poi riparti all'avventura. Devi smetterla di partire con l'inventario uber pieno. E ora che ci penso bene, sul finale della scorsa puntata abbiamo sbloccato una cosa molto porca, lo spargitore di alberi G3. Oh! Abbiamo la maggior parte delle risorse per il suddetto spargitore. Mi servono solo dei miseri campioni di batteri. Perché ho tutto sto alluminio? Oh, porca la miseriaccia. Aspetta, 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 lì. Sì, lo so, c'ho tutto pieno, porta pazienza. Tanto la Superlega mi serve anche per lo spargitore di alberi, quindi vi sono tutti felici e contenti. Da qualche parte, se apri un'armadietto, sicuramente trovi roba buona. Devo recuperare altro fertilizzante G2. E per adesso i motori a razzo me li lasci qua e dopo lanciamo un paio di razzi. E tanto che ci siamo, non mi farebbe schifo craftare qualche altro generatore a fusione nucleare. Della serie prevenire è meglio che curare, questo lo droppi qui. Ah, morale della favola, figlioli, abbiamo iniziato la fase dei pesci. Oh marone, non ho neanche portato a termine quella delle farfalle, ma appena c'ho una singola biocupola, che stracocchio. Fatto sta che, figlioli, io devo assolutamente aumentare la biomassa, perché dobbiamo arrivare alla trivella G5. Sì, quella è un po' distante, ma diciamo che se aumentiamo almeno le piante, possiamo arrivare alla fattoria delle farfalle, che allora sì, che mi semplificherà la vita. Magari craftiamo qualche larva di farfalla ML appena possibile. Beh, che mi sono dimenticato di salvare il progetto. Ecco qua. Allora, nel frattempo ho craftato anche i campioni di batteri. Superleghe ne abbiamo a sufficienza. Abbiamo detto no sfacello di fertilizzanti. Almeno tre spargitori di alberi G3 ci servono. E poi tre campioncini di zeolite, che qua dentro non ci stanno. Dobbiamo anche fare il cibo quello buono. Zeolite? Azzarola, mi sa che l'abbiamo finita. Non è un problema.
Avevamo craftato la trivella, vero? Cioè, quantomeno io avevo intenzione di craftare la trivella. Davvero, proprio adesso dovevano calare le tenebre. Vabbè, non è un grande problema, eh? Mi precipito di sotto. Progetto dell'asta di Osmio, ciao cara. Dicevo, mi precipito di sotto perché tanto è pieno zeppo. Sì, l'ho vista anch'io, figlioli. Dove poi è finita? Scusate. C'era della Superlega fino a un secondo fa. L'ho persa completamente, ma che cazzarola. Eccola qua, trovata. Dicevo, le recuperiamo da qua. E siamo a posterrimo. Mi basta rientrare nel sottosuolo, nelle grotte. E ricordavo che ce ne fossero un bel po' di campioncini. No, vabbè, ragazzi, non se può con tutte queste risorse. Oh, almeno non mi devo più preoccupare dell'ossigeno, che, come ho detto, è una rogna in meno. Ok, abbiamo abbastanza zeolite. Allora, ritorno di sopra. Anzi, ne ho preso anche troppa, ma meglio abbondare. Sviluppatore, se il ciclo giorno-notte deve rompermi le balle solo per 2-3 minuti a botta, a sto punto potevi anche evitare di metterlo. Ma vabbè, dettagli. Dicevo, questo geode non l'abbiamo mai bullizzato senza il benché minimo rispetto. Però ero curioso di scoprire cosa si celasse al suo interno. E bomba, un movimento di Siswell. Buongiornissimo. E c'è un'asta di Superlega. Oh, molto ma molto bene. E anche Superlega in grande quantità. Sì, ecco. Magari non so. No, pallonino, poi te la dimentichi. Ti conosci, sei un imbecille. Te la dimentichi come non ci fosse un domani. Inventario pieno, lo sapevo. Allora, diamo priorità al mio piano folle. Sono arrivato nei pressi della cara buona vecchia astronave che abbiamo spolpato da cima a fondo. Perché in questa zona, furbescamente, voglio mettere i nostri spargitori di alberi G3. Perché qua no? Perché qua no? Ah, lì gli va bene e qui no. Vabbè, non importa, mi sembrava una buona idea. Perché quando ne avremo messi 821, sapete molto bene che la zona si riempirà di alberi. Manco la foresta amazzonica, quindi raggiungere il centro sarà molto più difficile. Allora, facciamo la porcata alla grande a sto punto. Abbiamo tutta la valle incantata qua che è bella vuota in parte alla zona lavica. Ora, qua me li metti gli spargitori di alberi. Allora, uno. Ma no, ho abbastanza ingredienti almeno per la corteccia di albero. L'olino, hai dimenticato la corteccia di albero. Cazzarola! La recuperiamo distruggendo gli altri spargitori di alberi G3. Allora, ci metto già subito i semi dell'albero di Lilia. Perfetto, così facendo generiamo una quantità già spropositata sia di piante che di ossigeno. Ma una volta completato il mio piano malvagio e portato a termine il mio cheating supremo, avremo talmente tanto ossigeno e talmente tante piante che... Come detto, siamo a posto fino alla fine dei tempi. Allora, questo può anche restare qua. Dammi solo la roba, quella buona. Dove boia... Vedete perché non si passa più a un certo punto, che stracocchio? Eccolo qua, Lilia! Tolto uno e... distruggi? Perfetto, abbiamo ancora spazio di inventario. Poco. Ed è da qua che recupero il resto delle cortecce degli alberi. Sono un ometto relativamente furbo. Nonino, facciamo le cose per bene. Hai il cocchio di rover. Droppaci dentro buona parte della Superlega che al momento non ti serve. E il resto della zeolite, dell'osmio, ottimo. Così possiamo completamente sbaraccare questa zona. Tra cui il moltiplicatore, buon salvino. Qui abbiamo quelli di ossigeno, ci posso mettere dentro quello delle pia... Ho un'idea ancora più porca, molto, ma molto più porca. Ed ecco qua anche il ruberu. Perfetto, tolto questo. Sì, ci si riesce a muovere molto ma molto più agilmente. Senti, lasciami qua quelle da 400 che fanno veramente ridere i polli. La mia idea porca si basa sul recuperare anche l'altro moltiplicatore delle piante che abbiamo lasciato nella zona... Maronne alberi, che fretta che ci avete! Nella zona delle apine. Allora, mettimene uno qui e basta. Aspetta, la zeolite mi serviva per il progetto e io l'ho lasciata indietro, vero? Sono così imbecille di averlo fatto. Cazzarola, oggi non ne azzecco una. Vabbè, senti, mettimi intanto il ruberu. E qui al centro, ovviamente, l'ottimizzatore della macchina ci tua. Perfetto, con ossigeno. E intanto moltiplicatore delle piante. Oh mio Dio. Appena torno indietro al display della biomassa, vedremo di quei numeri veramente assurdi. Ah, base, dolce base. Dimmi che finalmente, sì, i fagioli sono pronti. Aspettate che faccio un po' di progetti in parallelo, tanto che ci siamo. Ciao ragazze, aia, bone. Allora, avevamo un ottimizzatore standard che possiamo distruggere. Fatemi vedere invece cosa mi serve per convertirlo in... Ah, ok, l'ossidiana. L'ossidiana che abbiamo recuperato lo scorso episodio. E in verità ce ne serve proprio uno sfacelo di quella cazzarola di pietra. 1, 2, 3. Hai di nuovo l'inventario pieno, Lino. No, è un'impressione, ok? E abbiamo sbloccato il progetto della cella energetica fusione. Eh sì, però ti serve il quarzo, quello rosa, Lonino. Cazzarola, è vero, quello rosa. Ah, che rottura di balle veramente assurde. Allora, fatemi dare un'occhiata perché mi serve il miele che abbiamo lasciato qua. 1, 2, 3, 4.
Così finalmente produciamo ben 4 unità di cibo di qualità. È letteralmente un cazzarola di nulla. Oh wow, dovevo ancora ripulire tutti i pavimenti, me ne sono completamente dimenticato. Vediamo di metterle per adesso qua sul razzo di Amazon. E vabbè, ma ne ho solo 4. Quanto ci guadagno? 28? Non ci compro nulla, non ci compro anche il seme di cacao. Qua dovremmo spedire roba ogni 1,8 secondi. Vabbè, intanto lancia il razzo. È inutile che lo tengo qua, tanto la benzina non la pago, quindi... Tanto vale cogliere la palla al balzo, Lonino. Stavi per fare una minchiata delle tue, lo sai, vero? Ecco qua, mancava l'asta di uranio. Sì, mi ero accorto, mi ero proprio una cifra accorto, giuro. Ok, sono ancora in tempo. Le piante non hanno preso il sopravvento. È la migliore notizia allo stato attuale, eh? E pertanto craftiamo subito l'altro ottimizzatore della macchina. Direi di metterli i più vicini possibili gli uni agli altri. E vai su di moltiplicatore delle piante. Abbiamo ancora un Lilia. E il Malissea, è vero, quindi vuol dire che forse avrei fatto bene a recuperare un altro po' di corteccia degli alberi. Ma vabbè, dettagli, mettilo qua, va bene. Tanto hai finito la corrente, dicevo, qua va benissimo. E ci sgnacchiamo invece il seme di Lilia. Ok, 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 va bene ragazzi. Sono tutti imprevisti che in verità non mi complicano la vita più di tanto. Ok, abbiamo riportato al massimo i parametri. Allora, direi di craftare almeno... un paio di reattori nucleari, quindi... beh, ragazzi, non è che ci manchino le risorse, eh? Santa Superlega. E come sempre, acqua e polvere esplosiva. Recuperiamo solo un po' di ferro se dovessi craftare altre piattaformine. Lonino, il ferro non ti serve per un semplice discorso, ovvero... devi ripulire tutti i pavimenti, è vero, mi dimentico sempre. Sono la peggior donna delle pulizie che sia mai esistita. Ok, direi tutto corretto. Certo, se trovassimo un altro po' di quarzo pulsar, potrei craftare il generatore a fusione nucleare. E invece no, perché le gioie del telone, ma proprio mai nella vita. Ok. Oh mio Dio, non mi aspettavo sta fregatura all'improvviso. Sì, lo so, devo ancora spostare tutto. Oh, appena possibile, figlioli. Ok, ho ricontrollato tutto. Questa volta ho tutti i materiali. Non ho fatto minchiate, quindi spargitore di alberi G3 parte quarta. Ottimo, ottimo, ottimo. Sgnacca dentro l'albero di Malissea, 800% is meglio che nulla. E perfetto, ok. Ora non mi resta che attendere, pazientando, che la natura prenda il sopravvento in qualche modo. Ok, mi sono allontanato da quella zona e mi sono ricordato che da questa parte non siamo mai stati. Buongiornissimo, io questa base non l'ho mai vista. No, per adesso non stiamo a recuperare altri componenti elettronici. Ma invece il fertilizzante, il quarzo pulsar e compagnia bella li prendo. No, no, però per quelli G5... no, no, Lonino, hai una brutta dipendenza dai cosi di iridio, ok? Datti una regolata, vediamo un po' se troviamo altro. Sempre Superlega. Sì, ma gioco anche troppi motori adesso. Ti voglio bene, ma... senti, prendimi la polvere esplosiva perché non c'ho sempre voglia di recuperare lo zolfo. Beh, ma questi sono altri server? Sì, ok, quindi qualora ne avessimo bisogno, spawnano tipo dovunque. Altra chest anche qua. E vabbè, no, no, non c'hai spazio nell'inventario, quindi smettila. Recupera piuttosto i semi di fagioli che in futuro ti serviranno per massimizzare la tua produttività. Ok, questa zona l'abbiamo ripulita tutta, non mi sembra che ci sia molto altro. Qui là... ma cos'è questa specie di foresta? Oh, aspetta, 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 altra chest. Dai, gioco, voglio robe molto più interessanti. Che boiazza, no? Ste cavolate. Mi domando come fosse questo luogo prima dell'avanzamento della terraformazione. Come ho detto, io qui non sono mai e poi mai stato. Presumo fosse semplicemente una landa brulla. Perché sti cosi non sono pronti? Uffa! Facciamo finta di nulla. Mutageno G2. 100 gettoni terra, il microchip te lo puoi tenere? Il campione di batteri me lo crafto facilmente. I motori li ignoro bellamente, anche se dovrei utilizzarli un po' di più. Senti, fertilizzante così non lo devi craftare, Lonino. Altra Superlega. Stazione di droni. Posso avere i dronini? Oh mio Dio. No, 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 aspetta, 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 aspetta. Devo ritornare un attimo indietro. Mi è venuta una voglia incommensurabile di disinstallare un po' di server. Vieni qua, perfetto. Ecco qua uno, ecco qua due. Aspetta, 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 meglio abbondare. Ecco qua, e voilà. A posto, come avessi accettato fin dall'inizio. Ed effettivamente non siamo neanche mai stati, wow, da quest'altra parte.
cazzarola sono sti cristalli? Belli loro. Sembrano i quasar. Come che si chiamavano? Non me lo ricordo nemmeno io. Wow, il colore sta cambiando completamente. Anche questo è inutilizzabile. Dai che mi servono. Buongiorno, è pieno zeppo di osmio come non ci fosse un domani. Molto ma molto bene. Vediamo un po' se al centro del bioma c'è qualcosa. Ma che bello sto posto. Cioè è un attimino freddo in effetti con questa tonalità, ma riconosco un certo fascino. Mi aspettavo di trovare qualcosa. Non c'è neanche mezza base per davvero. Non ho trovato neanche mezza chest praticamente. Oh, chiedete, vi sarà dato immagino. Quanto spazio hai in inventario? Poco. Vabbè, la nostra base in realtà è letteralmente dietro l'angolo. E... ah, ok, abbiamo ottenuto quei gettoni terra da Amazon. Ah, il clone dell'altra area, quindi vuol dire che è piena zeppa di microchip con progetto che non ci servono. Vabbè dai, ne distruggo un po', perfetto. Ovviamente per adesso abbiamo solo i dronini G1. Comunque è meglio che nulla, figlioli, eh. Devo craftare quel cocchio di razzo GPS quanto prima, anche se non ho ancora il microchip che mi permette di vedere le informazioni mentre siamo in viaggio. Allora abbiamo... oh! Moltiplicatore di energia, no? Questo è utilerrimo. Questo è utilerrimo, l'ossidiana la posso recuperare in un secondo momento. Oh maronne, che buccio di culo. Moltiplicatore di piante. Oddio, lo dobbiamo riportare là delle piante. Tienimi un'asta di uranio e il resto lo recupero in un secondo momento. Ok, figlioli, devo tornare assolutamente alla nostra base. Siamo in una zona sopraelevata, quindi... ma non si vede nulla. Non capisco se siano calate le tenebre o è l'effetto del bioma. Oh, cazzarola, siamo in parte all'astronave. Se... solo che non si vede una ciola di niente, Dicevo, se scendiamo da questa parte... Sironino, però fai attenzione che voli male di sotto. Ce la faccio, fidatevi. Sono un esperto, dovrei essere sopra... ok. La zona con la cupola. Non era da queste parti? Signora cupola? Ah, è là sotto, perfetto. Aspettate che faccio giusto un saltino qua a vedere se c'è qualcosa di utile. Seme di furteo. Nulla di indispensabile. Ok, ho fatto un giro del manga, ma eccomi tornato alla base. Oh. Pieno zeppo di risorsine buone, buone, buone. Allora, gli esplosivi. Mi sono dimenticato di far esplodere le aste di Super Lega e tutte cose. Vabbè, nonino, non importa. Ti servono un sacco di robe buone per craftare la stazione dei droni. No, richiede le celle energetiche a fusione. Ma sei un pezzo di erba. Neanche mi ricordo dove si craftassero. Dimmi che si craftavano tipo qua. E la risposta è sì, ma ti servono i quarzi pulsar. Cazzarola. Siamo già al 33% dei pesci. Ok, contento te gioco, contento te. Ok figlioli, ci serve un ottimizzatore della macchina G2. Sto per fare una cosa super mega porca. Allora mi serve della polvere esplosiva che ho sgnaccato qui. Ottimo. 3 unità di ossidiana, lonino. Lo so, per adesso li droppo qua, va bene così. E appena possibile gli faccio la chest giusta. E qua ci mettiamo il moltiplicatore di energia. Ma lo dobbiamo mettere vicino ovviamente a questo, altrimenti siamo belli che fregati. E... dimmi che lo posso disinstallare. Salterà la corrente. Dicevo, salterà la corrente. È un... oh, cazzarola. No, no, che non esplode così. È un dato di fatto, anche se in verità i suddetti esplosivi non fanno esplodere le nostre strutture. Ho fatto una prova? Sì. Ovviamente sì, sono un videogiocatore. Mi diverto a far esplodere le cose. Allora, ricraftiamo quel cazzarola di generatore di fusione nucleare che mi viene qua. Perfetto. E assicurandoci di essere abbastanza vicini, mi piazzi... l'ottimizzatore della macchina C2A, dentro il quale mettiamo, figlioli, il moltiplicatore di energia. Ora, questo viene raggiunto? Sì. Quando torneremo indietro, il numero che vedremo, se ho fatto i calcoli giusti, dovrebbe essere tipo popo una cifra alto. Quanto alto, mi domandate? Non lo so, ma penso che saremo a posto con la corrente per un bel po'. 2148. In verità me l'ero immaginato molto più alto. Ho messo dentro il chip giusto. Sì. Ok, mi aspettavo che il 500% fosse decisamente molto, ma molto di più. Vuol dire che probabilmente stiamo già consumando un sacco di corrente. Nuovo progetto ricevuto, il generatore di seta. Oh, quello era utile per il tessuto, ora che ci penso bene. Ma ci richiede 3 bacchi da seta. Allora, datemi mezzo secondo perché ammetto di aver bellamente ignorato gli insetti. Generava anche insetti? Non me ne frega niente, non me ne frega quello che genera. Fattoria di farfalle, finalmente ce l'ho fatta. In men che non si dica, figlioli, l'indicatore deve essere schizzato a livelli assurdi. Ma che roba! Il mio cheating estremo ha funzionato. Più avanti potremo avere l'albero Shreox. Eccolo qua. Era quello orripilantemente brutto.
Wow, siamo saliti un sacco anche con gli insetti. E se saliamo ancora un po' di biomassa, no, ancora tanto di biomassa, ma proprio una cifra, ma voglio dire, basta moltiplicare questi e siamo a posto, avremo anche il radiatore G5. Allora, fermi tutti. Mi servono proprio uno sfacelo di farfalle per aumentare considerevolmente il moltiplicatore degli insetti. Così facendo possiamo sbloccare tutta questa serie di progetti che in verità non mi cambiano la vita, tranne la fattoria all'aperto. Questa la vorrei proprio un sacco. E per craftarlo ci vuole fertilizzante G2, zeolite e pepite di bioplastica. Mi prendete in giro? Per fortuna abbiamo tutto il necessario, tranne la zeolite. Devo craftare l'estrattore assolutamente. La bioplastica non è un problema. E il fertilizzante G2 lo abbiamo. Ok, uno lo potrei anche già piazzare. Ho anche delle larve di farfalla. Le ani! Allora, fatemi fare un paio di cose porche della serie. Rimuoviamo un po' di generatori di alghe, soprattutto al centro del lago, perché ma fanno un po' schifo, devo essere onesto con voi. La fanno sembrare una palude. Ma dato che comunque le alghe ci servono in continuazione, semplicemente li sposto in altri punti e vi sarò tutti felici e contenti. Perché qui al centro, se riesco a recuperare proprio una cifra di ferro, volevo piazzare un po' di griglie per le fondamenta. Me ne servono un migliaio, ma così sono più che sufficienti, in modo tale da mettere per adesso sia da un lato che dall'altro proprio le suddette fattorie delle farfalle. E la versione G1, ragazzi, vi ricordo che poi c'era quella molto più rara e faiga. Però erano proprio carine, ci sgnacchi dentro la farfallina e parapapà, va che bello. Va che spettacolo proprio qua davanti alla base, esci e vedi le farfalline, oh, piccole stelline. Sì, dobbiamo far salire molto di più quel moltiplicatore di insetti. Allora, salvami il progetto dell'estrattore di minerali G3, la Maremma Santa. È un po' esoso come progetto. Perché, ok, le aste di osmio le possiamo craftare, non è un problema, basta avere abbastanza osmio. Aspetta, ne avevamo una. Oh, che bucio di culo. Beh, l'iridio, sì, ne ho un po'. Ok, ci fa anche di culo. E per il resto, 3 unità di titanio. Consumerà un po' di corrente. Diamo priorità alla storia della zeolite. Vediamo se basta, tipo, che mi metto anche qua. E io l'avevo fatta la trivella. Sono sicuro di averla craftata. Però l'onino non la si vede da nessuna parte. O è sparita nel momento in cui la zona è stata terraformata. Vabbè, facciamo finta di nulla. Il telone disse mi sia craftato l'estrattore di minerali G3. La corrente non è saltata. Dimmi zeolite, te lo chiedo in ginocchio. Dimmi zeolite. Ok, letteralmente la nostra base è laggiù. Ok, è un problema? Lo abbiamo risolto, perfetto, ti dice anche qua cosa estrae. Oh, 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 fa che buccio di culo. Non mi ero accorto di questa grotticella furbina, piena zeppa della suddetta zeolite. Madonna, ma che è? Aspetta, ma forse era da qua che ero uscito l'altra volta? Perché ricordavo un quantitativo spropositato di zeolite. E... bene, 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 bene. Siamo in parte anche all'osmio. Ma per adesso mi accontento. Lonino, ti ricordi quella cassa che devi tipo recuperare da 2 episodi nella zona del ghiaccio? Quando c'hai ragione, guarda, recupero anche la Superlega a sto punto. Non ho controllato tuttavia i parametri del nuovo estrattore di minerali. Volevo vedere ogni quanto ci raccoglie un campioncino. Vediamo un po', ogni 75 secondi. Consuma un bel po' di corrente, ma li definirei soldi ben spesi, figlioli. Ok, non posso craftarne altre. E poi 3 unità di fertilizzante, più fertilizzante G2. Scusate, sono passati un po' di minuti per me, sto cercando di fare il punto della situazione. Facciamo le cose simmetriche perché sennò sento che vi triggerate male nei commenti. Quindi 1, 2 e 3. Pertanto dovrei poter mettere uno qui ed uno qua. Ok, meglio che nulla. No, non ho le larve delle farfalle. Anche se... sapete cosa? A questo punto io rimuoverei la cupola delle farfalle qua, perché in verità non ci serve a nulla. Il suo moltiplicatore di insetti è di 20 al secondo, mentre invece qua ne abbiamo 75. Uno può dire, vabbè, ma ne puoi mettere 2. Ma secondo me è uno spreco di risorse, oltre al fatto che è abnormemente grande. Allora, fatemi recuperare per adesso queste 2 penga. Quindi, sì, io ve lo dico onestamente, la distruggo. Ok, ottimo, così recupero le risorse. E quella zona la possiamo utilizzare per altri progetti. Ad ogni modo, mettimi qua per adesso le penga 1 e penga 2. Ottimo, ottimo, ottimo. Il moltiplicatore di insetti dovrebbe essere leggerissimamente aumentato. Produciamo circa 0,5 chilo di insetti al secondo. Ok, poteva andare decisamente molto peggio. Entro un minutino o poco più sbloccheremo il progetto del tessuto, ma siamo ancora lontani dalla 1,5 tonnellata della fattoria all'aperto. Non troppo, siamo leggermente lontani.
Allora, mi servono delle larve rare, che avevo lasciato da parte in un magazzino e non me ne ero accorto perché sono rincoglionito, per provare a craftare, ok, non è garantito, potremmo avere quelle da 300 come quelle da 500%, le larve Lux, che richiedono una larva rara, il fertilizzante e il mutageno standard. Tanto col culo che mi ritrovo, figurati se sono fortunato quando mai nella vita. E... ah, ok, dovremmo pazientare un po'. Ed incrociare anche il buco del ci siamo capiti. Nel frattempo io continuo. No, Lonino, in verità credo che tu ce l'abbia qua la bioplastica. O qua la bioplastica. Ecco qua. Hai abbastanza risorse per craftare intanto anche la quarta fattoria delle farfalle. Dobbiamo dare priorità assolutamente agli insetti, intanto che ci muoviamo dentro la fase dei pesci. Siamo al 56%. Stiamo procedendo molto ma molto bene. Potrei fare una cosa porca. Ok, sbloccato il progetto del tessuto. Grazie caro. Aspetta, ho preso una larva rara di più, in più. A quanto pare sì. Ah, perché ok, abbiamo solo due incubatrici, me ne ero dimenticato. Allora, fammi recuperare 6 unità di osmio. Queste sono 7, Lonino, perfetto. E una cifra di superlega che molto probabilmente non basterà. E in attesa che le farfalle siano pronte, ritorniamo qua, perché è un bel po' che non craftiamo altre trivelle G4. E aumentiamo la popolazione locale, per l'appunto, di trivelle G4, sperando che non facciano saltare la corrente. No, 2 sono più che sufficienti, non credo siano nel raggio d'azione della... sì, ok, sono raggiunte, perfetto, perfetto, per dell'ottimizzatore della macchina. Non ho trovato altri fusibili per aumentare la pressione, purtroppo. Porca trotta, me ne sono appena ricordato. Ok, onestamente mi aspettavo di trovare risultati molto, molto più preoccupanti. Devo andare a installare il coso delle piante. Oh, no, 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 ce la faccio a trovare il centro? Aspetta, intravedo cose. Wow, tu da dove arrivi? Ma porca la miseria. Salve signore, le lascio il moltiplicatore delle piante e io mi tolgo dalle balle. Questo aumenterà ancora di più i parametri di generazione della biomassa in teoria. Oh, ma guarda un po', ho trovato del fertilizzante, altra superlega. La tusca a sto punto non ha più senso di esistere, purtroppo, perché ormai il futuro sono gli alberi. Ero qua della zona sulfuria, solforosa e tutte cose, e sembra che siano comparse delle chest non so da dove, onestamente. E mi si è sbloccato anche il progetto dell'esoscheletro G4. Ok. Beh, in effetti forse avrò ancora qualche chip o altro da inserire all'interno della mia tuta. Qui sono cresciute una marea di piante letteralmente dovunque. Oh mio Dio, mi sono appena ricordato che sul finale dello scorso episodio abbiamo scoperto il nuovo bioma. Ok, si trova da quella parte. Però, oh, vedo anche strutture laggiù. Vediamo figlioli, vediamo, perché come ho detto ho tante robe da fare. Oh no, non ci credo mai nella vita. Ti prego non finire nel bioma di sotto. Te lo chiedo in ginocchio. Oh, è lui. Oh, è lui, non ci credo. Porca miseria, dove sta andando? È il primo che spawna in questa run. Sì, però mi stai finendo fuori dalla mappa, ciccio. E mica posso andare in acqua a recuperarti con tutta la buona volontà. Ma mi prendi per il chiurlo. A parte che sei l'asteroide più lento della vita, è finito in pieno in mare. Incredible. Neanche se mi ci metto d'impegno con tanta sfiga. Era pieno zeppo di quasar. Cazzarola, mi tocca andare là sotto. Ah, che due balle. Ok, mi butto di sotto. Ma non esploriamo per adesso il bioma. Ovviamente sono calate le tenebre in questo momento. Maronne, una gioia nella vita. Porca miseria, non mi partiva il razzo posteriore. Dicevo, una gioia nella vita un giorno pure... pure io, figlioli. Ok, ho trovato il luogo dello schianto, ma... li vedo, li vedo, li vedo, li vedo. Sì. Oh, che fortuna. Oh, che fortuna. Vi ricordo che mi servono anche per il maledettissimo teletrasportatore. Intanto ho sbloccato il seme di albero e mora. Grazie, caro. No, 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 aspetta, aspetta, aspetta. Guarda quanti. Guarda quanti, aspetta. No, fatemi scendere. Ti buggo male... No, 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 ragazzi, levati i detriti. Mi prendete per il culo. Va quanta roba buona. Ok, devo fare una prova, non funzionerà mai. Sgancia qua un esplosivo. Salva la partita, perché se faccio una minchiata mi prendo ceffoni da solo. Vediamo un po' se riesco a distruggere i detriti in maniera tattica. E la risposta è manco per il cocchio. Non gli hai fatto assolutamente nulla, devi aspettare che despawnino. Ah, che culo, dai. Oh, oh, sono caduto dentro. Sono caduto nel buco, il che è una buona notizia. Sì, perfetto. Riesco a inquadrarli tutti, virtualmente fatta. Devo uscire ora? Sì! Ok! Oh, santi razzi posteriori! No, 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 questo non ce lo esploriamo adesso. Devo rimandare. È una sorta di oasi con un'isoletta e una marea di basi laggiù. Oh, appena possibile! Allora, devo ritornare là. Mi domando perché avessero tenuto nascosto, effettivamente.
questa porzione di mappa fino all'ultimo? Ah, bella domanda. Noi siamo usciti da qua. L'altra volta ho fatto una fatica assurda per ritornare sopra con il jetpack. E poi scopri che c'è la radice. Sì, perché se io clicco su sta radice, lo sapevo. Arriviamo in parte alla nostra vecchia base. Super mega complotto internazionale, figlioli. Beh, visto che siamo pieni zeppi di Super Lega e Quarzi Pulsar, a sto punto, dimmi qua anche del ferro. Sì, ce l'abbiamo, grazie caro. Mettimi qui al centro un ulteriore generatore di fusione nucleare. Lo so che c'ho sete, non rompe le palle. Dimmi che è raggiunto. Sì, perfetto, quindi anche questo genera una marea di corrente, più 2200 e tutte cose. Perfetto, un'ottima notizia. Dobbiamo festeggiare con nuove farfalle quanto prima. Aspetta, vedi anche di bere, magari, che non mi pare la più grande cagata della vita, eh? E però ho fatto fuori tutte le scorte di Superlega. Lascia stare, Lolino, va bene così. Allora, ritorniamo ai nostri laboratoire. Vediamo un po'. Ok, da una parte siamo stati fortunati. Credo, sì, perché sono le Lux e questo è una Emel. E beh, io che cazzo allora volevo? Ah, io volevo le Lux. Ok, quindi no, non siamo stati così tanto fortunati qui. E di qua invece mi ha dato una penga. Pure peggio. Oh, ma dai, anche la penga condivideva la stessa rice. Ma vaffan club gioco, te lo dico proprio onestamente. Intanto si è scatenata un'altra tempesta là fuori. Ma vaffan club. Ok, ragazzi, non c'è due senza tre. Ho la vaga impressione che sia una pioggia di meteoriti di quelle brutte. Oh, porca la miseria. Ma che macello. Ok, forse farei bene a restare all'interno. Farfalline mie, rifugiatevi da qualche parte. Oh maronne, la fine del mondo de novo. Cos'è quella luce rossa fortissima? Non l'ho mai notata prima d'ora. Porca la miseria, no 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 no. Intanto, seme di albero Shreox. Che culo, yay. Ok, la situazione è peggiorata drasticamente. Siamo al 74% della fase dei pesci. Fatemi controllare come siamo messi. Non è male, non è male. Siamo circa al 60-70% di biomassa necessaria per il radiatore G5. E per la fattoria all'aperto ci stiamo avvicinando. Ci servono giusto un altro po' di insetti, Lonino. Quindi tu torna a generare bioplastica, che non sarebbe male, eh. Ok, si è placata la situazione. Direi più o meno. Più o meno. Grazie, caro, mi sta venendo attacco epilettico praticamente. Non l'ho messa la zeolite. Due campioncini. Ottimo, ottimo, ottimo. Maronneo. Ok, siamo sopravvissuti contro ogni qualunque aspettativa. Quindi dicevamo fattoria delle farfalle 1, fattoria delle farfalle numero 2. E diamo priorità ovviamente alle farfalle con i moltiplicatori maggiori, che sono pieno zeppo di penga da 230. Che due palle. E questa Emel da 300. Ottima. Incrociamo anche il buco del ci siamo capiti. E abbiamo ottenuto, vabbè, le chevron da 250. Tanto lo sapevamo tutti che la gioia nella vita del telone, quando mai nella vita. Dovrei togliere le viola, perché così, sì, i numeri sono nettamente migliori. Ok, perfetto, moltiplicatore di insetti aumentato un cicinino. Fatemi fare solo una cosa molto semplice. Lascio per adesso qua perché non ci vuole di spostarla. La larva di farfalla. Le ani, ti cecciami le ani, perfetto. Oh wow, questa chest non l'ho mai aperta. E ci sono delle aste di Superlega. Bene, molto ma molto bene. E prendi anche della Superlega normale. Sta cominciando a spawnare naturalmente all'interno del bioma. Oh, che sfiga. Solo due unità di osmio. Senti, allora tu recupera tutto per adesso. Dopo lo sostituiamo con una versione G3 appena possibile. Ora io mi devo ricordare dove fossero quelle casse furbine che abbiamo visto nelle scorse puntate. Aspetta, ma non erano qua sopra, Lonino? Non mi sembra che... eccole qua! Perfetto, eccole qua, eccole qua. E all'interno abbiamo altri motori. Ok, nulla di troppo interessante. Forse era interessante per quando siamo stati qua l'ultima volta, ma ormai è passato un po' in secondo piano. Senti, prendimi altri motori a sto punto, cazzarola. Droppami magari un po' di questi. Prendi l'osmio e amen. Ah, ora che ci penso bene, posso esplorare in tutta tranquillità i suddetti cunicoli, visto che non mi devo più preoccupare dell'ossigeno. Oh, ma che bella comodità. Aspetta, quindi questo vuol dire che in verità non ho mai controllato neanche queste casse, Lonino, neanche queste casse. Allora, aspetta, 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 aspetta. Senti, lascia stare le risorsine di base. Droppale tutte qui. Santo inquinamento, chi se ne frega. Tanto voglio dire, vengono dal terreno. Perfetto. E recuperami moltiplicatore di produzione. Questo riduce il tempo necessario a produrre una risorsa. Molto, ma molto bene. Messo in parte le trivelle, dovrebbe velocizzarle. A livello teorico, no, circuiti stampati per adesso li possiamo anche lasciare lì. Prendimi un po' di Superlega. Esplosivi qua. Non ho trovato nulla da far esplodere in passato, a meno che la zona non sia cambiata di nuovo. Ok, potrei essere salito giusto un cicino troppo. Sì, praticamente lì è dove abbiamo iniziato l'episodio. Fattoria all'aperto, sì! Mi butto di sotto senza il benché minimo rispetto.
Nonino, ci sarebbe anche l'astronave, quella furbina, da controllare appena possibile. Sì, l'aggiungo alla lista delle 8 miliardi di cose da fare, porta pazienza. Sono ritornato qua del drone. Mi sono appena ricordato che non avevo controllato. Oh, se ci fosse un'altra chest. Ah, in verità non c'era nulla di troppo interessante. Oh, ok, meglio... meglio che nulla? Vabbè, uraninite ce l'ho dovunque, la regalano anche col Dixon. E questo? Ah, è un normalissimo reattore nucleare G1. Vabbè, senti, recuperiamo più che altro la Superlega che mi interessa. No, aspetta, l'acqua magari anche no. Gioco, con tutta la buona volontà, sì, posso anche berla. Yay, che gioia. Recupero piuttosto l'asta qui e basta. Ok, il resto l'abbiamo recuperato. Buono, 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 buono. I motori volanti. Sì, lo so, dovrei tipo lanciare lo sfacelo di razzi. Beh, siamo a 111 GTI, eh. Non è mica un risultato così scontato. Allora, depositiamo anche l'uranio. Ecco qua, ciapa tutto. Beh, almeno ho fatto scorte di Superlega una volta tanto. Ecco qua, è la migliore notizia della giornata. E vi ricordo che se distruggo le aste di Superlega ottengo 9 unità di Superlega. Il telone ha tutto calcolato. Non ne avrò mai nella vita. Ad ogni modo, per le fattorie all'aperto ci servono le larve di ape. Oh, che due balle. E per le larve di ape ci servivano le larve non comuni. Perfetto. Che, vabbè, quelle si trovano tipo dovunque. Prendine due, poi fertilizzante... sì, mutageno e fertilizzante standard. Oh, che fortuna, c'è un po' di roba qui perché non c'avevo voglia di andare a craftare il tutto. Ma la bioplastica! Era lì, Lonino. È sempre stata lì, sei tu che sei mezzo ciecato? Ottimo, intanto ho craftato altro fertilizzante, quindi 1, 2, 3... Tech. Non mi ricordo se sta roba si potesse ottimizzare, ma penso di sì. E ottimizzare, scusate, automatizzare, pardon. Mi sono espresso male, eh? Ma con questo progetto mi pare che ti desse sempre le larve di ape. Ah sì, ora mi ricordo. In futuro con l'alveare G2 ti dava automaticamente le larve di ape. Nonino, vuoi anche provare a fare il bacco della seta? Oddio, non è che la cosa mi entusiasmi più di tanto. Sempre larve non comuni, campioni di batteri e fertilizzante. Vabbè, mi salvo il progetto. Vado a cercare là fuori un paio di larve non comuni. Oh, guarda che bella la zona esterna con tutte le farfalline che volano. Finché non craftiamo gli uccelli e arrivano lì e se le mangiano tutte sti bastardi. Gioco, non per criticare, ma a parte all'inizio dell'episodio è un po' che non spawni più le larve. Non le ho più viste ora che ci penso bene. Oh no, non mi dite che si è buggato anche lo spawn delle larve, no? Perché col culo che mi ritrovo, potevo anche depositare le risorse. O ancora meglio, visto che sei pieno zeppo di Superlega. Sì, it's aumento della pressione time. Oh, che brutti che sono sti cosi. Aspetta che ne craftiamo quindi una qui. Come non ho le risorse? Non mi dire che mi manca la super... super cazzola prematurata, come dicevano amici miei. Ma vabbè, dettagli, è una cheat che pochi capiranno. Ok, tanto che c'ero, ho fatto anche altre scorte. Ecco qua, sciocchero, visto che dobbiamo buttare su quella cocchia di biomassa. Beh, ricordati, era questo? Era questo? Ok, crafta uno. E già, lancialo, perfetto, senza me che mio rispetto. Crafta due, prima ancora che il primo parta, buggato malerrimo. Olè, i pisselloni gemelli sono partiti. Dai, che ce la puoi fare? No, niente, non ce la fa proprio a partire dritto. Mi ha bombardato il laghetto. Ma dimmi te, che cazzarola di figa. Dai che ce la fai, no, non ce la fai. E per il resto... no, si sono divisi! Oh mio Dio, che macello, non li ho mai visti comportarsi in questo modo. Non li ho neanche quasi mai visti dividersi. Ok, acquario G1! Olè! Sì, ma non c'è le uova dei pesci. Aspetta, questo vuol dire che abbiamo completato la fase dei pesci, molto probabilmente. Ecco qua, sgnaccami un'ulteriore trivella. Signor Razzo, vuole che chiamo qualcuno o se l'attacca sto... ci siamo capiti, ok, grazie, eh. Beh, che torno indietro passando attraverso le farfalline, uccidendone tre quarti, ma vabbè, dettagli. Vediamo un po' quanto è corretta la mia teoria. Sì, abbiamo completato la fase dei pesci, abbiamo iniziato quella degli anfibi. Sì, ragazzi, i droni, come ho detto, sono rimandati alla prossima puntata. Ma dai, ma... vabbè, ho sbagliato io. Oh, ma porca miseria, che due balle, eh. Ok, abbiamo la larva di ape 1. Ottimo, ottimo, ottimo. E tanto che ci siamo, aspetta, ti servivano i bacchi da seta. Quindi abbiamo detto, oh, ho sbloccato il progetto del mutageno G3. Mi serve intanto un campione di batteri. Ciccio, a malapena, no, non credo neanche di aver craftato un singolo campione G2. Abbiamo detto larva non comune. Questa dovrebbe darci il baco, credo, spero, chi lo sa. Non ci resta ovviamente che scoprirlo. Oh mio Dio, ragazzi, che lavorone. Siamo appena a 122 GTI. Radiatore G5. Radiatore G5, ti desidero carne. Beh, Lonino, Lonino, rallenta, respira. Cosa ti serviva per il radiatore G5? Le aste di Superlega? Sì, allora, ragazzi, teniamo anche in considerazione che il G4
produceva 538, il G5 4530, cioè consuma anche una scaterva di corrente in più, eh. È altamente probabile che se ne collego, grazie della larva di farfalla Imeo, ne collego anche solo uno. No. Ok, a corrente siamo messi molto, ma molto bene. Ok, sì, ma gioco, calmati che non ho neanche craftato mezzo pesce. Non ho avuto tempo di fare un cazzo. Anche perché per craftare i pesci ci serviva il raccoglitore di fauna acquatica, che a sua volta richiede proprio una cifra di ossigeno in più. Beh, sappiamo esattamente come risolvere quel problema. Ancora più cheating con gli alberi, e in men che non si dica. Te lo riempio io di ossigeno sto pianeta, porca la miseria, che se accendi una fiamma da qualche parte esplode tutto. Però sembra proprio che abbiamo craftato, wow, le api, che bella cosa. Non stavo craftando i bacchi da seta. Scusate, perché io sono in lone di tipo 10 ore dopo. Ah sì, eccolo qua, bacco da seta. Ma perché non lo vedo fisicamente sul... Vabbè, non importa. Ecco qua. Ah già, le api mi servivano per il progetto della fattoria all'aperto, che a sto punto siamo sul finale della puntata. Direi di rimandare alla prossima puntata. Ma sì, me ne serviranno una quantità industriale. Me ne fate piazzare almeno uno di radiatore G5? Sì, Lonino, perché tu hai tutte quelle aste di Superlega. Sappiamo dove recuperarle, ma dovrei veramente proprio una cifra concludere. Oh, che culo. Proprio concludere questo episodio. Poi aste di iridio. Ma aspetta, stiamo per distruggere anche dei radiatori normali. Un po' di roba che fa boom boom. Ecco qua. Ottimo. Sì, ovviamente mi metto a distruggere i vecchi... Il ferro. I vecchi radiatori G4. Perché consumano corrente per nulla. Dammi... ferro a profusione, figlioli, ferro a profusione. Ciao caro, come va? Tutto bene? Sono venuto qua a distruggerti. Quanto spazio occupa tutto? È una domanda molto ma molto semplice. Senti, fammi piazzare giusto una serie extra di piattaformine, perché mi pare occupassero 3x3, credo. Questo è troppo, vero? Ovviamente è troppo. Ok, mi ha recuperato almeno l'asta di iridio. Oh, posso recuperare la Superlega standard. Fatto ste, eh? Ecco qua, così abbiamo liberato altri 3 spazi nell'inventario, ovvero 1, 2 e 3. Sì, lo so, livello di idratazione basso, sono in una zona un po' calda. Dicevo, fatto sta che finalmente possiamo piazzare sto cocchio di radiatore G5. Non so a che livello ho messo. Oh mio Dio. Siamo centrati? In verità posso spostarmi un po' più in là. Però sì, il radiatore G5 è giusto un ciccino grande. Porca miseria. È tanto, ma proprio tanto grande. Ok, basta che uso questi come punto di riferimento al centro della... piattaformina, e il gioco è fatto. Ok, sì, mi dovrò divertire a fare un bel po' di lavori. Soprattutto mi dovrò divertire a riconvertire la Superlega che recuperiamo dai radiatori G4 in aste di Superlega. Vabbè, praticamente si ricicla tutto, figlioli, non si spreca nulla. Buona, direi che per questo episodio allora ci possiamo fermare qua. Nel prossimo, ragazzi, sì, non mi dispiacerebbe anche cominciare a craftare un po' di pesci. Dobbiamo fare la zona ittica, perché sennò mi arrivano gli anfibi, che non è che finito la zona dei pesci, che stracocchio. Nei commenti, ovviamente, fatemi sapere cosa ne pensate, lasciate un bel mi piace, altrimenti non vi spawnano i pesci, e noi ci vedremo in un prossimo video. Ciao ciao!